Sono quasi 60 gli appassionati di fotografia arrivati da tutta Italia per partecipare al concorso fotografico Trofeo Chimera, giunto ormai alla sua 24esima edizione. Oltre 300 invece le fotografie che si sono sfidate per aggiudicarsi la vittoria nelle varie categorie. Il Trofeo Chimera sarà consegnato sabato prossimo alle 10.30 sotto le logge Vasari di Piazza Grande. In occasione della 24esima edizione è stato istituito anche un premio speciale alla memoria di Piero Comanducci, da sempre grande appassionato di fotografia, ma soprattutto della storia della città di Arezzo. Ben volentieri abbiamo voluto dedicare questo premio a Piero Comanducci, una persona che ha amato questa città e tramite le immagini e i video l'ha anche ripresa, quindi ben volentieri abbiamo contribuito a questa piccola cosa. Noi siamo sempre stati molto legati al mondo dell'immagine, sia fotografica che video, perché siamo convinti che sia una forma d'arte che va assolutamente valorizzata e che nel tempo si sta riscoprendo, anche perché le persone hanno sempre meno tempo di leggere, sono sempre molto fuggitive, e quindi grazie a un'immagine possiamo raccontare la nostra storia e le nostre terre. Numerose anche le opere che hanno partecipato al concorso a tema obbligato. Arezzo in foto, il tema scelto per questa edizione. La novità di quest'anno è che nell'ambito del concorso nazionale del Trofeo Chimera abbiamo inserito anche una sezione speciale che riguarda appunto Arezzo. Arezzo sperando che i nostri concittadini partecipino sempre più numerosi, e il nostro obiettivo è quello di far diventare questo premio speciale un premio definitivo e che sia la prima, il secondo, il terzo e all'ennesima potenza. Ma la nostra città non è stata solo protagonista del concorso, ma anche di uno speciale fotoracconto da tramandare nel tempo e da lasciare in eredità ai cittadini del domani. Sono le foto per il futuro, praticamente. Noi abbiamo pensato che forse con il digitale, fra 50 anni, chissà se ci sarà ancora delle immagini della città. Noi facciamo queste, poi le stamperemo e le lasceremo ai nostri posteri.